Cari telespettatori e telespettatrici, benvenuti negli studi di Manfredone TV, gli studi appunto in cui in questa rubrica cureremo, stiamo curando di domenica in domenica il Vangelo, quella parola che nutre, salva, redime la nostra vita. E in questa domenica trentesima del tempo ordinario, ancora una volta il Signore ci vuole provocare con il Vangelo che sto per proclamare. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» gli rispose. «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento». Il secondo poi è simile a quello, amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ci troviamo nel contesto del capitolo 22 del Vangelo di Matteo. In queste domeniche abbiamo visto che il capitolo 21 e 22 sono dedicati alla diatriba che Gesù ha con i farisei, con i sadducei, con gli scribi e con i dottori della legge. Persone che la Torah, l'Antico Testamento, lo conoscevano bene, i primi cinque libri della Bibbia, e che provocano il Signore in questi discorsi, in questi atteggiamenti, per coglierlo in fallo. Perché, come abbiamo notato nei Vangeli precedenti, Gesù chiude la bocca ai farisei e ai sadducei. E il filo rosso che vuole portare avanti le letture di questa domenica, il Vangelo, è quello dell'amore. Infatti anche nella prima lettura, tratta dal libro dell'Esodo, così dice il Signore, non molesterai il forestiero né l'opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto, non maltratterai la vedova o l'orfano. Quindi userai compassione verso chi è forestiero, verso chi è povero. E la cultura di Israele ha in sé una bella consuetudine. Ogni sabato, quando ci si siede a tavola, il capofamiglia prepara un posto in più a tavola. Perché di là quel posto è per l'Elia che deve passare, l'Elia che deve venire in mezzo a noi. E questo Elia si configura nel povero, nel primo povero che passa da quella casa. Quindi la cultura dell'ospitalità, dello straniero, dell'orfano, della vedova, del povero, è molto sentita nella consuetudine del popolo di Israele, una consuetudine che dovremmo avere anche noi, che dovremmo appunto accentuare nella nostra società industrializzata, una consuetudine che ci deve aiutare a crescere, a rivedere appunto i nostri atteggiamenti, il volto di Dio. E anche San Paolo, parlando ai Tessalonicesi, alla comunità di Tessalonica che ha fondato nella fede, riferisce che sa come ci si sono comportati quando Paolo
e i suoi apostoli erano in mezzo a loro. Perché hanno seguito l'esempio del Signore, sono riusciti ad accogliere la parola in mezzo a grandi prove e con la gioia dello Spirito Santo. È l'accoglienza della parola di Dio che ci rende nuovi, che ci dona un cuore capace di amare, che ci fa capire appunto quali sono le necessità che abbiamo intorno a noi. E ritornando al Vangelo che abbiamo appena proclamato, esso ci introduce in questa dinamica importante dell'amore. Come abbiamo detto prima, i farisei, i sacerdoti, i dottori della legge, gli scribi sono coloro che la scrittura la conoscono bene. E il Signore, da buon ebreo, sa questa cosa qui, perché anche lui l'ha studiata, l'ha interiorizzata, e attraverso quell'obbedienza concreta e filiale al Padre l'ha fatto come qualcosa di suo, è qualcosa di suo, è la parola che esce dalla sua bocca. Il dottore della legge lo vuole provocare su una domanda essenziale. Qual è appunto il più grande comandamento nella legge? Come sembra strano che un dottore della legge si faccia discepolo della legge, uno che conosceva bene le scritture possa fare una domanda per lui così scontata. Diventa discepolo nella legge per confutare le parole del Signore. Ci troviamo verso la fine del Vangelo di Matteo, quindi gli scribi e i farisei già cercano il modo per coglierlo in fallo, per catturarlo, per accusarlo. E Gesù risponde in maniera chiara, precisa e puntuale. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Perché viene accentuato il cuore, l'anima e la mente? Vengono accentuate queste tre dimensioni costitutive della persona umana per far capire che bisogna amare Dio con tutto se stessi, per far capire che non possono esistere per un cristiano delle scelte bipolari, delle scelte che ci possono far stare, come si suol dire, con due piedi in una scarpa. Il cristiano è l'uomo delle scelte concrete, è l'uomo che ama con tutto se stesso, è l'uomo che impegna tutta la sua vita per cercare di amare Dio, per cercare di seguirlo, per capire qual è il disegno di Dio nella sua vita. In ogni cosa dobbiamo metterci tutta la passione del mondo, ma nell'amore di Dio veramente ci dobbiamo mettere il cuore, l'anima e la mente. Quindi dobbiamo inserirci la nostra umanità, dobbiamo inserirci la nostra spiritualità, il nostro essere uomini, il nostro vivere nella società. E poi Gesù continua, il secondo poi è simile a questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Cosa significa amare il nostro prossimo come noi stessi? Chi è il nostro prossimo? Come identificarlo nella società? Cosa significa appunto amare se stessi? Sono queste le domande che ci potremmo porre, che potrebbero nascere nel nostro cuore. Anzitutto, per amare gli altri dobbiamo concretamente amare noi stessi. Non possiamo vivere una dimensione pessimista che duri nel tempo. Perché dobbiamo riscoprire in ogni momento della nostra vita i carismi, le gioie, le attese, le speranze che Dio
ha dato ad ognuno di noi. Ognuno di noi quindi è quel capolavoro di Dio, quel capolavoro costruito con le sue mani. Dio scrive il nostro nome sul palmo delle sue mani. E anche nella dimensione dei salmi riusciamo a capire che l'uomo è fatto poco meno degli angeli, perché Dio l'ha coronato di gloria e di onore. Com'è bella quindi la dignità dell'uomo. In mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle nostre fragilità, dobbiamo riconoscere l'amore di Dio. Questo significa amare se stessi. Non possiamo più quindi vivere, Santo Padre, Papa Francesco ce lo dice chiaramente nell'Evangelium Gaudi e in tutte le omelie che lui fa. Non possiamo più vivere un cristianesimo fatto di tristezza, di pessimismo. Il cristiano è l'uomo della gioia, perché sa di aver incontrato la gioia, la vita, la speranza lungo il suo cammino. Quindi amare se stessi significa vivere un cristianesimo autentico, e solo se riusciamo ad amare noi stessi riusciamo concretamente ad amare il nostro prossimo. Ma chi è il nostro prossimo? Le persone che sono accanto a noi, le persone che magari non riusciamo in quel momento a sopportare, a salutare, le persone che ci hanno fatto del male, le persone che vivono mille forme di povertà, perché non c'è solo la povertà materiale, ma ci sono povertà fisiche, povertà mentali, povertà strutturali. Quello è il nostro prossimo. Quindi il Vangelo di questa trentesima domenica del tempo ordinario ci riporta all'intimità del nostro cuore. Abbiamo bisogno di cambiare il nostro cuore per vivere concretamente la nostra figliolanza divina, per amare concretamente Dio con tutto noi stessi e il prossimo come noi stessi. Buona domenica a tutti.